Presidente Marco Marsiglio ha presentato all'Aquila la campagna antincendio boschivo 2019 della Regione Abruzzo. Si tratta di una serie di attività di lotta attiva agli incendi boschivi che la legge pone in capo alle regioni e che prevede una sinergia tra la Protezione Civile regionale, i Carabinieri forestali e i Vigili del Fuoco. All'incontro ha preso parte il comandante regionale dei Carabinieri forestali, il generale di brigata Giampiero Costantini, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Antonio Angelo Porcu e il viceprefetto vicario dell'Aquila Malgari Trematerra. L'assessore al patrimonio Guido Quintino Liris ha consegnato le chiavi del complesso natatorio Le Naiadi di Pescara al nuovo raggruppamento di imprese che si occuperà della riapertura dell'importante complesso sportivo. Una gestione provvisoria affidata dagli uffici della regione in tempi strettissimi, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel tentativo di garantire la riapertura delle Naiadi già dal prossimo 30 giugno in occasione di una manifestazione sportiva e dal 1 luglio al pubblico. Oggi è una giornata di festa, ha detto l'assessore Liris, che certifica la capacità della nuova regione di mettere in pratica gli impegni presi con gli abruzzesi. Si è svolto nella sede di Pescara della Regione Abruzzo il tavolo tecnico per il dimensionamento della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2019-2020. L'iniziativa è stata promossa dall'assessore all'istruzione Piero Fioretti e ha visto la partecipazione di sindacati, enti pubblici, l'ufficio scolastico regionale e le articolazioni territoriali. La riunione è stata convocata a seguito dell'approvazione del nuovo calendario scolastico. Nel corso della riunione è stato predisposto un cronoprogramma per giungere a una proposta condivisa. Fa tappa in Abruzzo la campagna Il Piatto Forte con un tour di sensibilizzazione e screening sui rischi legati all'osteoporosi non trattata o sottovalutata. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è patrocinata dalla Regione e dalla Società Italiana di Medicina Generale, promossa dalla FIRMO, la Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell'Osso, in partnership con Amgen, Ecolite e Senior Italia. Gli appuntamenti sono fissati per il 24 giugno ad Avezzano, il 25 e 26 a Pescara, il 27 giugno a Chieti e il 29 a Teramo. In Abruzzo e Molise si stima che almeno 200.000 donne con età superiore a 60 anni soffrano di fragilità ossea con aumento del rischio di fratture. Solo nel 2018 in Abruzzo si sono registrati 1.541 ricoveri per osteoporosi con una degenza media di 13 giorni. La Regione scende in campo per contrastare il trend negativo delle donazioni di sangue in Abruzzo, che nel 2018 ha registrato un meno 5% rispetto all'anno precedente, in linea con la media nazionale, che segna una costante diminuzione da qualche tempo. Per questo, in occasione delle iniziative legate alla giornata del donatore, l'assessore alla salute Nicoletta Verì ha annunciato che ci sono le risorse economiche disponibili per portare avanti i progetti innovativi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione. A questo si aggiunge la costituzione di un tavolo di concertazione con tutti gli attori coinvolti, così da garantire da parte della Regione una nuova governance del sistema ed invertire la tendenza. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale ha pubblicato il bando per la presentazione dei progetti per la promozione del vino nei paesi extraeuropei per la campagna vitivinicola 2019-2020. Il plafond di disposizione è pari a quasi 3 milioni di euro. Lo ha comunicato il vicepresidente con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente. I beneficiari sono le cantine con sede legale e o operativa nella regione Abruzzo. Il progetto Dipinto Cerrano, mirato alla valorizzazione della biodiversità marina, è stato selezionato tra i migliori 7 esempi italiani realizzati con le risorse dei fondi europei. L'iniziativa è stata promossa dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano e dall'Istituto Zooprofilattico Caporali di Teramo. Il progetto, volto a tutelare e valorizzare la biodiversità di 40 regioni europee, ha portato, grazie alla stretta collaborazione tra Europa e Regione Abruzzo, a una serie di interventi di riqualificazione del sito abruzzese, una delle aree naturalistiche più suggestive della regione. È stata poi istituita la Biblioteca del Mare, che diventerà il luogo in cui sarà possibile approfondire conoscenze sul patrimonio ambientale, in particolare quello marino.